dal liceo Pigafetta all'Università di Londra per insegnare economia partendo dai bolidi di Formula 1. Il professor Paolo Aversa è inserito nella classifica dei 40 migliori docenti del mondo. Ogni anno l'associazione internazionale Poets and Quants, specializzata in classifiche di tipo universitario, rilascia la lista dei 40 migliori professori al mondo sotto i 40 anni. E quest'anno, nell'illustre classifica, c'è anche un vicentino che ha 35 anni e già al top. Si tratta di Paolo Aversa, docente di strategia alla Cass Business School, University of London. Per lui la formazione è partita però da una scuola vicentina. Sono partito dal liceo Pigafetta, dove probabilmente ho fatto l'esperienza di studio più difficile della mia vita, dopodiché ho studiato all'Università di Padova, alla Fondazione Quoa, a Bologna, e poi sono andato negli Stati Uniti per 3 anni alla Wharton School, University of Pennsylvania, e poi mi sono spostato a Londra alla Cass Business School. Lo studio in economia parte spesso dall'analisi di settori specifici e Paolo Aversa ne ha scelto uno particolare, quello delle gare di Formula 1. Io guardo a che cosa fa andare le imprese più forte a livello finanziario, economico, ma anche di performance sportiva. Quindi ho guardato alle interazioni all'interno delle squadre di Formula 1 e tra le squadre di Formula 1 in pista per capire come la tecnologia, per esempio l'innovazione, possono avere un'influenza sulla performance. La visione internazionale è importante, ma la formazione italiana consente ancora di partire da una posizione privilegiata. Secondo me l'Italia offre un servizio eccellente, una formazione eccellente di base. Magari però un'esposizione internazionale più avanti nella carriera è utile, specialmente io direi nei paesi che parlano la lingua inglese o comunque nell'area europea, si può avere veramente una formazione professionalizzante e poi ovviamente affrontare il mondo del lavoro con una visione più ampia.